Sull'onda dell'entusiasmo dei primi 5.000 iscritti al canale, oggi vi porto questo sfidozzo che tanto apprezzate. Tre sfidanti, tre smartphone di media gamma, tre ottime soluzioni per chi cerca un buon smartphone dal rapporto qualità-prezzo molto, molto, molto interessante. Ecco i tre contendenti: il nuovissimo Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, il medio gamma di Samsung, casa Samsung, appunto l'A52S, e lui di casa Oppo, il Reno 6, nella versione standard. Mi raccomando, segui il video e ti dirò cosa ne penso, chi ho preferito e soprattutto il super prezzo finale al quale poterli acquistare. Noi partiamo! Prezzo, già, perché diciamo che non sono propriamente della stessa categoria, ma ho voluto confrontarli perché proprio sul prezzo e viste soprattutto le offerte di questo momento pazzesco, la differenza è veramente, veramente, veramente minima. Lo scorso video ho iniziato a dare i prezzi degli smartphone che trovate nei miei due Vodafone Store di Lucca e di Grosseto e di fatto le richieste sono state incredibili. In meno di un giorno abbiamo di fatto finito tutto e riordinato per soddisfare le vostre richieste. Quindi attendete fino alla fine del video per sapere i super prezzi che riserviamo, che riservo a questi tre top smartphone. Ma prima di andare avanti, non posso che chiederti di iscriverti al canale, mettere la campanellina così sarai sempre aggiornatissimo, aggiornatissima sui prossimi video e se ti è piaciuto questo video metti un bel pollicione in su, se non ti è piaciuto metti il pollicione in giù, però quantomeno scrivimi nei commenti che cosa non è andato in maniera tale che possa migliorare anch'io, grazie. E adesso tocca a loro. Partiamo dall'ultimo arrivato, lo Xiaomi 11 Lite nella nuova edizione, New Edition, che di fatto è l'unico dei tre che non avevo ancora recensito. Lui è il più sottile dei tre e a differenza dell'Oppo, che è squadrato, ma così come sul Samsung dove i bordi restano piatti, le finiture del frame di questo Xiaomi sono bombatine, bombatine. Lo Xiaomi è anche il più leggero di tutti, di tutti e tre. Comunque si parla di tre pesi piuma, ma lui con i soli 158 grammi resta abbondantemente il più leggero degli altri due, che di fatto superano anche se di poco i 180 grammi. Questo diciamo non incide tanto sul comfort, dove invece sono determinanti le dimensioni, soprattutto nell'utilizzo a una mano, e qui Oppo che col suo design squadrato, che non nascondo quello che mi piace di più a livello estetico, appunto Oppo essendo più stretto dei tre mi è sembrato il più maneggevole, soprattutto con una mano. Xiaomi e Samsung essendo più larghi risultano un pizzico più padellosi. Le finiture dei tre sono molto molto ben curate. Tutte e tre sono molto allineate al design delle tre case produttrici, un bollino di fabbrica. Forse il Samsung risulta il più sobrio grazie alle camere che praticamente sono prive di stacco con la scocca, diciamo armonioso, ecco, lo trovo dov'è, il più armonioso.
Tutti e tre i dispositivi sono dotati di sblocco con impronta e viso, ma qui a mio avviso lo Xiaomi è risultato il più comodo con lo sblocco tramite le impronte, e questo grazie al sensore posto sotto il tasto di accensione. Questo è lui risulta il più comodo, veloce e anche il più confortevole dei tre. Taglio che farà piacere a qualcuno, spero. Il Samsung ha anche l'attacco per il jack delle cuffie, questa è una cosa figa. Su tutti e tre gli smartphone è presente un display AMOLED in Full HD Plus. Sul Reno 6 abbiamo 6.4 pollici con refresh rate massimo di 90 Hz. Sul Samsung il display è un poco più grande, 6.5 pollici, e infine il display più grande di tutti ce l'ha lo Xiaomi con 6.55 pollici, che fra l'altro supporta anche l'HDR Plus e il Dolby Vision. I display di tutti e tre gli smartphone sono molto luminosi anche sotto la luce diretta del sole. I pannelli nel colore sono ben calibrati, diciamo ben oltre le aspettative della categoria. Il Samsung insieme allo Xiaomi risultano essere quelli dei colori più vivi, un po' più sparati, ma è Oppo che a mio avviso è quello più equilibrato, più calibrato, calibra meglio i colori. Voi che ne pensate? Le immagini le vedete? Scrivetemelo nei commenti. Il cuore pulsante sotto al cofano è differente per i tre, anzi due sono uguali e l'altro no. Eh sì, è giusto dirvi cosa abbiamo, ma come vi consiglio sempre, è l'esperienza d'uso che va considerata, quindi il mix tra performance tecniche e OS. Samsung e Xiaomi hanno di fatto le stesse caratteristiche tecniche, infatti montano uno Snapdragon 778G con 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibili, che spingono molto bene senza intoppi la Samsung One UI 3.1 e la Xiaomi MIUI 12.5. In casa Oppo la scelta invece è differente. Sulla scheda tecnica infatti hanno scelto un processore MediaTek, il Dimensity 900, spinto da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Qui il sistema operativo è affidato alla ColorOS 11.3. E su Oppo ho fatto poi un video dedicato proprio su questo modello, lascio qui sopra gli approfondimenti del caso. Come vanno? Allora, tutti molto 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 bene, e su questo punto è inutile raccontarcela. Fate una scelta sull'OS che vi piace di più, ok? Girano benissimo tutti e tre di fatto non hanno avuto particolari lag o impuntamenti, e tutti e tre fanno più che egregiamente il proprio lavoro. Hanno scaldicchiato un pochettino durante le riprese, ma questo mi sembra che sia assolutamente normale, capita anche sui top iper medi fantastici di gamma. È vero che la One UI di Samsung è forse quella al momento più completa e rodata, ma sia Xiaomi che soprattutto Oppo hanno fatto un grande, enorme passo in avanti, soprattutto su tutti quegli aspetti legati alla personalizzazione, alla customizzazione, che a noi piace veramente tanto. Ma prima di passare al confronto foto e video, quindi lo sfidozzo, e soprattutto parlarvi di prezzo, vi parlo di batteria. Samsung ha ben 4500 mAh per ozi ora, che sostengono benissimo l'intera giornata anche in modalità stress. Lo Xiaomi ha una batteria diciamo meno capiente, 4250 mAh, ma ha una ricarica rapida migliore rispetto al Samsung. Anche con lo Xiaomi chiaramente si riesce a chiudere una giornata molto tranquillamente. Su Oppo invece la batteria è una via di mezzo, 4300 mAh, ma qui la cosa molto rilevante, secondo me la cosa più rilevante, è la super ricarica SuperVOOC 2.0 da ben 65 watt, che gli conferisce una marcia in più. Lato connettività sono tutti 5G e supportano la doppia SIM fisica, e nel caso del Samsung e dello Xiaomi possiamo utilizzare la SIM virtuale se vogliamo utilizzare una memoria esterna microSD che può arrivare fino a 1 TB. Ma adesso passiamo allo sfidozzo, e qui entrano in campo le fotocamere. Come al solito lascio le immagini degli scatti che ho fatto e dei video che ho fatto, e sarete voi a farvi la vostra impressione, a dare il vostro giudizio.
Io due caratteristiche tecniche ve le dico, partendo da Xiaomi con le sue tre fotocamere posteriori che scattano a 64 megapixel con focale f1.79 sulla standard, un ultra wide da 8 megapixel f2.2 e una macro da 5 megapixel. Oppo, anch'esso con tre fotocamere, di cui la standard da 64 megapixel f1.7, la ultra wide da 8 megapixel f2.2 e la macro da 2 megapixel. Infine abbiamo il Samsung che ha quattro ottiche, di cui 64 mega la standard f1.8. Passiamo all'ultra wide con 12 megapixel f2.2 e poi macro e tele da 5 megapixel. Sul Samsung troviamo la stabilizzazione ottica sulla lente standard e questo ci può aiutare soprattutto in quegli scatti con poca luce in notturna. Frontalmente Oppo e Samsung hanno una lente da 32 megapixel e invece lo Xiaomi da 20 megapixel. Lato video, tutti e tre girano buoni video, come state vedendo, in 4K 30 fps. Ma se vogliamo ottenere dei buoni risultati dobbiamo sacrificare il 4K attivando la stabilizzazione scendendo sul Full HD. I risultati li state vedendo, a voi le considerazioni. Ok, adesso avete tutti gli elementi per poter scegliere il vostro smartphone. Io un'idea me la sono fatta, ma ve la dirò solo dopo avervi detto l'ultimo punto, appunto il punto del prezzo. E qui scatta il momento auto sponsor. Eh già, chi mi segue da tempo sa che io ho due Vodafone Store a Lucca e a Grosseto, vi lascio i riferimenti in descrizione. Nel video precedente, oltre a fornirvi i prezzi di Amazon alla fine del video come faccio solitamente, vi ho dato anche dei prezzi bomba che trovate nei miei negozi. Allora, faccio una precisazione, viste le tantissimissime domande che mi sono arrivate, posso dirvi che intanto non si tratta di telefoni ricondizionati o usati o altro. Io vi parlo assolutamente di nuovo, imballato, immacolato, no brand e con garanzia Italia. Chiaramente esce dai miei negozi Vodafone. Il prezzo dell'offerta che vi porto è il totale, il prezzo finito, ed è valido sulla nostra soluzione a rate FlexiPay, che di fatto in questo momento è quella più conveniente. Vi porterò sempre la soluzione più conveniente in termini di prezzo. La promo ha chiaramente una scadenza. Quando ve ne parlo io vi do i costi del giorno in cui sto girando il video. Ad esempio oggi 25 novembre 2021, auguri Davide, quindi affrettatevi anche perché le scorte stanno non ce ne sono infinite, ecco, infinite. Le richieste sono state tante, tante. Infatti l'offerta dello scorso video, fatta appunto su Oppo Reno 6 Pro e Find X3 Neo che ho portato nello sfidozzo, ha avuto un successo assolutamente inaspettato. Infatti ad oggi abbiamo ancora una lista d'attesa e stiamo attendendo che rientri la merce in magazzino appunto per soddisfare le richieste di tutti. Raga, allora ci avete tempestato di chiamate, le linee bloccate, messaggi e qualcuno di voi addirittura è pure venuto in negozio da molto lontano. E questa cosa mi ha fatto enormemente piacere. Quindi, per evitare che voi chiamate i ragazzi in negozio e loro magari non riescono a rispondervi prontamente, subito, perché c'è gente appunto nel negozio, siamo in un negozio, ho messo su un numero di telefono dedicato proprio a queste offerte che lancio sul canale. Allora il numero ve lo lascio qui, comunque è il 347 4797 175, chiaramente è Vodafone, segnatevelo da qualche parte. Io vi invito a contattarci direttamente qui telefonicamente, chiaramente potete chiamare durante le ore di apertura del negozio oppure scriveteci un WhatsApp o un Telegram, scegliete voi, per avere appunto info e dettagli sull'offerta. Noi guarderemo il messaggio, vi ricontatteremo e vi daremo tutte le info di cui avete bisogno, quindi state tranquilli. Di offerte ne abbiamo un botto, io vi fornisco quella che è più vantaggiosa in questo momento. Quindi con la nostra super promo potete acquistare lo Xiaomi 11 Lite 5G New Edition a 234 euro,
Il Renault 6 5G, quello standard, ha 291 eurozzi e il Samsung A52S, anche lui 5G, ha 264 eurozzi. Prezzi bomba. E a quel prezzo direi proprio che tutti e tre gli smartphone sono presi stra bene. Adesso basta scegliere quello che vi piace di più e contattarci. Quello che ho preferito io è Oppo, ma solo per un motivo: è per me lo smartphone più bello che ci sia in questo momento, fra tutti gli smartphone super, iper, top disponibili sul mercato. Tu che ne pensi di questa mia scelta? Lascia un commento, iscriviti al canale, mi raccomando la campanellina, seguimi su Instagram. Con questo è veramente tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!